Qui siamo con Alexandra e con lei c'è l'ex campione WWF Vesa. Un Vesa che non sembra voler parlare a Alexandra. Abbastanza semplice, abbastanza pesante allo stesso tempo, quelle di Vesa. Beh, a New Out probabilmente avremo il rematch tra i due. È l'uomo che parla ai fantasmi, cioè l'uomo che parla all'amico immaginario, Ernemor, Mr. Money in the Bank, ragazzi. Eh sì, lui era Money in the Bank valevole per il titolo WWF. E attenzione dunque allo stesso Bugar che questa sera andrà ad affrontarlo. Potremmo vederlo di nuovo questo match in futuro, eh. Max Cougar is here. E beh, campione WWF, pensare, per la terza volta. Incredibile, eh? In tutti questi mesi sempre lui è stato nel main event. Ed è già tre volte campione WWF. Cougar che probabilmente affronterà Vesa in quella di No Way Out, anche se c'è l'incognita Victor Orton, eh. Iniziare, ragazzi, Max Cougar contro Nemor. Mi sembra un match inedito anche questo, così come quello tra Refor e Dutch Oxon. Bellissimo incontro quello, mamma mia, ragazzi, davvero un match da pay-per-view, almeno da pre-show del pay-per-view. Qui Nemor subito vuol mettere le cose in chiaro, attenzione perché lui sta al Money in the Bank. Non so se nel caso dovesse vincere vorrà sfruttare subito la chance, però stiamo a vedere. Cougar qua si ribella in qualche modo, ma di certo non sarà facile vincere questo match, perché Ernemor è devastante e qua lo dimostra. D'altronde, se il suo soprannome è The Dominator, un motivo c'è. Se qui Cougar respinge una testata al Plutonio, una delle sue tecniche migliori, insieme come carne in corta, esegue queste manovre ancora di nuovo. Non riesce a eseguire altre manovre Cougar. Infatti guardate qui che potenza davvero. Ernemor sta letteralmente demolendo il campione. Poi di nuovo Cougar non c'è proprio, c'è Cougar resistente. Oh, la restituisce questa headbutt, questa testata. Rientra sul ring,
clinch di nuovo, ovviamente la Sugar non può vincerla sul fisico, dai, Nemora è gigantesco, enorme, dai che montagna. Sugar qui però furbescamente, il braccio adesso va un po' vuoto, allora qua niente a fare, Nemora la lontana. Oh mio Dio, sono in attacco, attacco del treno. Cioè, Sugar Nemora è devastante, dai. Cioè, guardate qua, è devastante. E poi qui, attenzione, mira le gambe qui, Sugar. Molto bene, lo sai, il colloco, questa è la caviglia. Cerchi di reagire, Sugar è bravo, molto bravo ancora, lo coprire l'addome. Buona, buona idea, quella del campione. E poi fa un po' di jogging, insomma, avanti indietro nel ring. Mi sembra la strategia più adatta, quella di perdere fiato, sinceramente. Oh, attenzione, colpo dritto alla gola, ma c'è Sugar che di nuovo va a segno, è la quarta volta con questa testa in corsa. E alla fine arriva il bello di un bel tanto per dire. Justice recita un cartellone lì nelle prime file, mentre la giustizia di Arnemor, questo vorranno dire. Il bad guy invece avete visto, Pro Max Sugar, ragazzo cattivo. Il cattivone. Sugar che in un modo o nell'altro riesce sempre a cavarsela, vedremo se anche oggi sarà così. Oh, serie di pugni anche chiusi, bravo Max Sugar. Ernevar qui è stordito, cerca però di reagire grazie alla sua indomita potenza. Una puntata ricchissima anche questa, Vogliamo il nostro movimento, Victor e Vesa faranno squadra contro i due uomini della Cougars Army di Max Sugar, ovvero Mr. P e Nicholson. Attenzione a Guardemor! Oh mio Dio, TKO! TKO d'arrivo! Sì, non ci credo, non ci credo! Cioè, Cougar si fa schienare! Uno, due, e no, non è un tre, ma veramente per lui! Mamma mia, Guardemor! Cioè, Guardemor è devastante qua! Guardemor è devastante qua! Attenzione perché se decidesse potrebbe... Attenzione, no, non ci credo! Non ci credo, attenzione, Cougar cerca di reagire in qualche modo. E tra fare, però il colpo! Non ci credo! Arnemar! No! Non ci credo, Arnemar! Arnemar in arrivo! Arnemar in arrivo, ragazzi, è finita! Uno, due e tre, clamoroso Arnemar schiena Cougar! Clamoroso, ragazzi! Non so se lo vuole incassare ora, ma deve stare anche attento a eventuali interferenze in quel caso. Probabilmente non incasserà oggi. Qui stiamo vedendo momenti salienti, ma insomma Cougar oggi inesistente. Questo Arnemar è prontissimo per diventare campione, non so quando sfrutterà la valigetta, l'occasione, la chance, quando incasserà. Sa di fatto che oggi ha schienato letteralmente il campione. Altro risultato clamoroso della serata, cioè prima Paul Jason, poi Refro che batte da Chokestone ed ora questo incontro. E poi Thompson che batte in 6 secondi Roxon. Mamma mia, quanti colpi di scena. Torniamo tra pochissimo e saremo sul ring con le Divas. Attenzione. I can make it through this.
just some slack. They're coming, I'm leaving, I might never be back. I know it's not easy, just a matter. Sorella di David, l'ex fidanzata di David, proprio Kimberly Jason. Oh, attenzione, che succede però? Le immagini vanno nel backstage! Oddio, oh mio Dio, qua! Oh mio Dio, David Johnson se l'è scappata per un soffio. E attenzione, perché nel ring l'atmosfera non è delle migliori. 3-2. Oh, oh, oh mio Dio ragazzi. Oh mio Dio. E finisce come pensavo, con Paige che va a stendere Kimberly. Ma Paige non è neanche una, cioè non è una lottatrice. Incredibile. Questo è soltanto l'inizio, ragazzi. Ovviamente indipendente da Max Cougar, che poi lo ha riportato in WWF.